sostenere la lista per ciò che sta scritto nel suo simbolo, costruire l'altra Europa. Quindi nessuna concessione alla demagogia facile, usciamo dall'Europa, carichiamo sull'Europa tutte le responsabilità, ma dobbiamo ricostruire un'Europa che ha già nel suo contesto costituzionale qualcosa che ci consente di opporci alla riduzione dell'Europa all'economia. C'è la Carta dei diritti fondamentali e quindi noi dobbiamo dire vogliamo una Europa che contempli anche tutto questo. Da Bruxelles non debbono venire per i cittadini soltanto richieste di sacrifici, ma anche opportunità ulteriori, sono appunto i diritti. Seconda questione, noi dobbiamo portare a Bruxelles esattamente questo tipo di impegno, perché attraverso i diritti si contrastano anche i poteri economici. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto no alle pretese di Google, uno dei padroni del mondo, e dunque l'Europa ha le strutture e la capacità politica, se la vuole spendere, per potersi opporre anche a quelli che governano il mondo senza avere nessuna legittimazione democratica. Terzo punto, questo tipo di iniziativa potrebbe contribuire, anzi dovrebbe contribuire all'apertura di una nuova fase costituente in Europa, esattamente per far sì che le istituzioni europee contemplino anche l'orizzonte della democrazia e dei diritti e non soltanto la subalternità all'economia. Una situazione nella quale il principio di rappresentanza, che in Italia è già così sacrificato, rischia di essere ulteriormente allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. E comunque questo punto a me sembra essenziale, e cioè ricostruire intorno all'invocazione Europa politica ambigua, appunto la possibilità dell'altra Europa. Questo mi sembra un dato, vi dico delle cose molto banali, ma sono quelle che dovrebbero essere autoevidenti e che si fa fatica a far entrare nella discussione. Secondo punto, la questione dei diritti. La questione dei diritti, io lo dico con molta franchezza, la sinistra non ci ha creduto molto alla attenzione sui diritti e alla Carta dei diritti fondamentali. Allora, io ho già dichiarato il mio conflitto di interessi quando parlo di questa cosa, ma oggi la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha fatto qualcosa che nessuno riteneva fosse possibile, cioè ha messo un freno alla prepotenza di Google e ha detto tu non puoi fare dei dati personali dei cittadini quello che vuoi perché tu lo fai per finalità puramente economiche che possono, anzi, entrano direttamente in conflitto con i diritti fondamentali della persona. Allora, io credo che un altro punto fondamentale che gli eletti nella lista Tsipras, io non voglio metterci dubbi su questo risultato, dovranno avere è rivitalizzare in questo senso le istituzioni europee.